Hare Krishna, benvenuti. Oggi leggeremo dalla Bhagavad Gita un verso dal sesto capitolo di Dhyana Yoga, lì si parlerà di yoga e il titolo della conferenza, dello studio insieme è sul come sentirsi pienamente soddisfatti. Per questo verso che analizzeremo oggi parla proprio della perfetta e completa soddisfazione. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, capitolo 6, Dhyana Yoga. Verso numero 8, leggeremo più di un verso su questo argomento. Lo leggiamo insieme il verso numero 8. Dhyana, Dhyana, Vijnana, Vijnana, Tripta, Tripta, Atma, Atma, Kutastha, Kutastha, Vijita Indriya, Yukta, Yukta, Iti, Iti, Ucate, Ucate, Yogi, Yogi, Sama, Sama, Loshtra, Loshtra, Ashma, Ashma, Kanchana. Kanchana. Jnana Vijnana Triptatma, Jnana Vijnana Triptatma. Kutastho Vijitendriyam, Kutastho Vijitendriyam, Yukta iti ucchate yogi, Yukta iti ucchate yogi, Samaloshtrashma kanchana, Samaloshtrashma kanchana, Jnana Vijnana Triptatma, Jnana Vijnana Triptatma, Kutastho Vijitendriyam, Kutastho Vijitendriyam. Yukta iti ucchate yogi, Yukta iti ucchate yogi, Samaloshtrashma kanchana, Samaloshtrashma kanchana, Jnana Vijnana Triptatma, Jnana Vijnana Triptatma, Kutastho Vijitendriya, Kutastho Vijitendriya, Yukta iti ucchate yogi, Yukta iti ucchate yogi, Samaloshtrashma kanchana. Samaloshtrashma kanchana. Jnana Vijnana Triptatma. Jnana Vijnana Triptatma. Kutastho Vijitendriyah. Kutastho Vijitendriyah. Yukta iti ucchate yogi. Yukta iti ucchate yogi. Samaloshtrashma kanchana. Samaloshtrashma kanchana. Jnana Vijnana Triptatma, Jnana Vijnana Triptatma, Kutastho Vijitendriyah, Kutastho Vijitendriyah, Yukta iti ucchate yogi, Yukta iti ucchate yogi, Samaloshtrashma kanchana, Samaloshtrashma kanchana. Mangala. Jnana Vijnana Triptatma, Kutastho Vijitendriyah, Yukta iti ucchate yogi, Samaloshtrashma kanchana, Jnana, con la conoscenza acquisita, con la conoscenza acquisita, Vijnana, Vijnana, e la conoscenza realizzata, e la conoscenza realizzata, Tripta, Tripta, soddisfatto, soddisfatto, Atma, Atma, l'essere, l'essere, Kutastha, Kutastha, situato sul piano spirituale, situato sul piano spirituale. Vegetandria, Vegetandria, padrone dei sensi, padrone dei sensi,
Yukta, idoneo per la realizzazione spirituale. Iti, così, Uchate, è detto. Yogi, un mistico. Sama, equilibrato. Loshtra, la zolla di terra. Ashma, la pietra. Kanchana, oro. La traduzione: chi si sente pienamente soddisfatto con la conoscenza e la comprensione acquisite e uno yogi, un'anima realizzata. Avendo raggiunto il piano trascendentale e il controllo di sé, non fa differenza tra la zolla di terra, il sasso e l'oro. Rileggiamo insieme. Chi si sente pienamente soddisfatto? Chi si sente pienamente soddisfatto? Con la conoscenza. Con la conoscenza. E la comprensione acquisite. E uno yogi. Un'anima realizzata. Avendo raggiunto il piano trascendentale. Avendo raggiunto il piano trascendentale. E il controllo di sé. Non fa differenza, tra la zolla di terra, il sasso e l'oro. Spiegazione di Sua Divina Grazia Sri Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Spiegazione: una conoscenza accademica che non include la realizzazione della verità suprema non serve a niente. Nel Bhakti Rasamrita Sindhu si legge: con i sensi contaminati dalla materia, nessuno può comprendere la natura trascendentale del nome, della forma, delle qualità e dei divertimenti di Krishna. Questi soggetti sono rivelati solo a chi è carico di energia spirituale grazie alla sua devozione per il Signore. La Bhagavad Gita è la scienza della coscienza di Krishna. La semplice erudizione profana non è sufficiente per arrivare alla coscienza di Krishna. Per comprendere questa scienza bisogna avere la fortuna di incontrare una persona che abbia la coscienza pura e che, appagata dal puro servizio devozionale, abbia pienamente realizzato questa scienza per la grazia di Krishna. Con questa conoscenza si diventa perfetti e si resta fermi nelle proprie convinzioni. Mentre il sapere accademico lascia disorientati quando ci si imbatte in evidenti contraddizioni. Poiché si è abbandonata a Krishna, l'anima cosciente della propria identità spirituale controlla i sensi. Inoltre si colloca sul piano trascendentale perché non ha interesse per l'erudizione mondana. Quest'ultima, al pari della speculazione intellettuale, è per alcuni preziosa quanto l'oro, ma ai suoi occhi non vale più di una zolla di terra o di un sasso. Chi si sente pienamente soddisfatto con la conoscenza e la comprensione acquisite è uno yogi, un'anima realizzata. Avendo raggiunto il piano trascendentale e il controllo di sé, non fa differenza tra la zolla di terra, il sasso e l'oro. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa di Gora Bhatta Vrinda Vancha Kalpa Tarubhya Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavane Vyo Vaishnava Vyo Namo Nama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Leggiamo insieme questo verso in cui si parla
di piena soddisfazione, di quella soddisfazione che tutti cerchiamo, tutti vogliamo essere veramente soddisfatti, veramente felici, pienamente, vogliamo essere sempre, sempre felici. Per questo cerchiamo, agiamo sempre, siamo spinti ad agire, perché cerchiamo un risultato, qualcosa che ci faccia stare in pace, qualcosa che ci renda felici. In questo capitolo Krishna parla di come trovare la vera pace, che è la persona che è veramente in pace. Allora, innanzitutto dà la definizione dell'anima realizzata, dello yogi, della persona pienamente cosciente, pienamente soddisfatta. Quindi è una persona che ha raggiunto, Krishna dice, il piano trascendentale. Vuol dire che quando si raggiunge il piano trascendentale significa che è andata oltre le influenze della natura materiale, che è in samadhi. Samadhi significa pieno assorbimento nella devozione, pieno assorbimento nel pensare e nell'agire per Krishna. Questo significa essere a un livello trascendentale, andare al di là delle tre influenze della natura materiale. Le proprie azioni non sono dettate, le azioni di un perfetto yogi, di un'anima realizzata, non sono dettate dai desideri della mente o dei sensi. Adesso leggeremo in alcuni versi quali sono le caratteristiche di come agisce lo yogi, cosa significa essere una persona spiritualmente soddisfatta, spiritualmente realizzata. Quindi è uno yogi, questa persona che ha raggiunto il piano trascendentale e il controllo di sé. Lo scopo dello yoga, yoga significa unione. Unione con chi? Con il divino. Questo significa in realtà unione, questo significa in realtà yoga. E lo scopo dello yoga, adesso leggeremo, è proprio controllare la mente e i sensi, che non significa reprimere. Una persona spiritualmente soddisfatta non è una persona che soffre perché è depressa, perché è repressa, ma controlla i sensi, controlla la mente. È Goswami, non Godasa. Goswami significa, Swami significa padrone, Go dei sensi. Godasa, Dasa significa servitore, Go i sensi, servitore dei sensi. Uno yogi, uno spiritualista così elevato agisce in una coscienza superiore. Si parla di coscienza superiore e coscienza inferiore. Qual è la differenza tra le due cose? Quando è superiore e quando è inferiore? Quando la motivazione è diversa. È inferiore quando noi agiamo per la nostra gratificazione o per le persone vicino a noi, quando il nostro quando c'è al centro il nostro interesse, quando si pensa in termini di mente, sensi, io, mio, quello vuol dire essere situati a una coscienza inferiore. Pensare di essere questo corpo, pensare che tutto mi appartenga, questa è coscienza inferiore e questo non ci può permettere di sperimentare pace e serenità. Elevarci alla coscienza superiore significa non pensare che qualcosa mi appartenga o che debba essere usato per la mia gratificazione. Questo vuol dire essere situati in una coscienza superiore, agire per soddisfare qualcun altro, in questo caso il Signore Supremo. Quindi una persona che è così, che è pienamente soddisfatta, non fa differenze, non le vede le differenze. Quando noi vediamo la differenza? La mia squadra, la tua squadra, il mio colore, il tuo colore, il mio gruppo, questo, quell'altro. Quando abbiamo un approccio duale, dualistico, che è tipico dell'energia materiale, è tipico della mente. La mente accetta e rigetta. Questo mi va bene, questo non mi va bene. Questo mi piace, questo non mi piace. La mente funziona così e cambia, no? Questo l'abbiamo sperimentato tutti, infatti Krishna e Arjuna in questo capitolo dice proprio a Krishna, come posso fare a controllare la mente? La mente è più difficile che controllare un vento impetuoso. Ricordiamo, Arjuna è un Marathi. Marathi significa che è un guerriero forte, tanto forte. Eppure è completamente
naturalmente lui sta facendo questa parte per il nostro beneficio, si sente completamente incapace di controllare la mente. Cioè, come posso fare? Perché tutto parte dalla mente, adesso leggeremo. E Krishna gli dice, o Arjuna dalle braccia potenti, cioè tu sei così forte, ma per controllare la mente non c'è bisogno di forza fisica. Per controllare la mente, Krishna dice, ci vuole una pratica adeguata e il distacco. Pratica adeguata significa una disciplina. Il distacco significa distacco dal godimento materiale. Solo in questo modo si può controllare la mente. Ed è molto importante, perché qua si parla di controllo di sé. In altri due versi, in altri versi sempre di questo capitolo, Krishna dice: sappi, figlio di Pandu, che non si può separare lo yoga, la comunione con l'assoluto, dalla rinuncia, perché nessuno può diventare uno yogi se non abbandona ogni desiderio di godimento materiale. Krishna dice, nessuno può diventare un'anima realizzata, nessuno può essere veramente soddisfatto, veramente felice, se non abbandona ogni desiderio di godimento materiale. Perché noi possiamo essere solo felici, veramente felici, quando risvegliamo la nostra vera natura, che è quella spirituale. Se noi siamo collocati nella giusta natura, quella spirituale, e vediamo che tutto è in relazione a Krishna, allora lì possiamo essere veramente felici. Diversamente qui Krishna dice, nessuno può diventare uno yogi se non abbandona ogni desiderio di godimento materiale. Lo yoga non è qualcosa di esterno, non è qualcosa di superficiale. Yoga significa proprio abbandonare il desiderio di godimento materiale. E per abbandonare questo desiderio dobbiamo avere come minimo un gusto superiore, altrimenti non possiamo abbandonare qualcosa se non sperimentiamo un gusto superiore, come un bambino che ha un giocattolo. Nel momento in cui gli si dà un giocattolo nuovo, più bello, naturalmente abbandona quello vecchio per giocare con quello nuovo, perché ha un gusto superiore. E proprio vedremo come sperimentare questo gusto. In un altro verso Krishna dice, si considera avanzato nella pratica dello yoga chi ha rinunciato a ogni desiderio materiale e non agisce più per il piacere dei sensi o per trarre profitto dalle proprie azioni. Qui si parla di rinuncia, rinuncia a ogni desiderio materiale. Cosa vuol dire quando una persona è veramente rinunciata? Non è quando alzo le mani e dico io non voglio sapere niente, non mi interessa niente. No, rinuncia significa saper usare tutto al servizio di Krishna. Questa è la persona rinunciata. La rinuncia non dipende da un abito o da qualcosa di esterno. Rinuncia è proprio un livello di coscienza. Quando io comprendo che poiché nulla mi appartiene, anche questi sensi non sono nostri. Infatti lo vediamo che non sono nostri. Arrivano così, ma non è nostro. Infatti prima o poi li dobbiamo lasciare. C'è veramente un padrone che non siamo noi. Allora, se noi usiamo questi sensi per il vero padrone dei sensi, che è Krishna, Rishikesha significa anche padrone dei sensi, allora possiamo essere felici perché usiamo bene questi sensi. Se li usiamo in maniera sbagliata, non possiamo essere felici, perché non sono fatti per godere. E questo, se uno ha un po' di onestà intellettuale, lo può riconoscere. E sempre in questo verso, guardate, in questo capitolo, Krishna parla proprio di disciplina. E dice, la mente può essere amica dell'anima condizionata. Quindi anche se è così difficile controllarla, abbiamo detto, Arjuna ha detto, è più difficile che controllare un vento impetuoso. Già il vento, non si può controllare il vento, come non si può controllare l'aria. Ma un vento impetuoso vuol dire proprio qualcosa di completamente incontrollabile. E Arjuna paragona la mente a qualcosa di più difficile di un vento impetuoso. Infatti noi lo sperimentiamo. Noi adesso siamo qui, seduti in questa stanza, ma con la mente possiamo pensare ad altro e siamo completamente in un'altra situazione.
uno fisicamente può stare qui e nel momento in cui pensa a qualcos'altro, la mente è così veloce che subito si proietta in quell'altra dimensione. Quindi questa è la forza del per questo la mente è così forte ed è così difficile da controllare. Quindi può essere amica, ma può essere anche nemica. Qual è la differenza? Perché può essere nemica? Perché se non viene utilizzata nel modo appropriato, nel modo giusto, è causa di tante tante sciocchezze. Uno fa del male a sé e fa del male agli altri. Ed è sempre, costantemente, insoddisfatto. Una persona, Krishna dice, deve servirsi della mente per liberarsene, non per degradarsi. Quando si parla di degradarsi significa usare questo corpo non per un fine spirituale, ma per un fine materiale. Lì ci si degrada. Perché ci si degrada? Perché perdiamo l'opportunità di elevarci. Se noi usiamo questo corpo limitandoci a utilizzarlo per le quattro attività tipiche di tutti gli esseri viventi, che sono mangiare, dormire, difendersi, accoppiarsi, e usiamo il corpo solo per questo, allora ci stiamo degradando. Quindi in questo senso la mente non è nostra amica se noi la usiamo solo per questo. Se noi ci facciamo guidare da quello che vuole la mente, da quello che vogliono i sensi, allora ci stiamo degradando. Infatti Krishna dice: la mente è la migliore amica per chi l'ha dominata, ma è la peggiore nemica. È molto pericolosa quando noi non la controlliamo. Quando noi non controlliamo... Hare Krishna! Quando non controlliamo la mente e agiamo solo per soddisfare i sensi, per soddisfare il corpo, per soddisfare la mente, quello che noi sperimentiamo ogni volta è frustrazione. Frustrazione, dolore, sofferenza. Fino a quando l'ultimo livello è la pazzia. Si arriva alla pazzia e basta accendere la televisione e guardare qualche telegiornale. Non bisogna andare tanto lontano. Basta accendere alle 8, no? Alle 8 c'è il telegiornale e lì c'è tutta una serie di notizie, giusto, no? Sbagliata? Sì. E c'è tutta una serie di notizie su quali sono, lì uno può capire quali sono i sintomi, quali sono i risultati di chi agisce con una mente incontrollata. Si arriva alla pazzia. È pazzia. Si sentono di casi, non c'è bisogno di approfondire. E tutto parte da una mente non controllata. Per questo lo yoga, lo scopo dello yoga è controllare la mente, controllare i sensi. Lo scopo dello yoga non è fare una ginnastica per stare meglio fisicamente e per poi utilizzare questo corpo di più, per poter gratificarci di più. Quello non è lo scopo dello yoga. Lo scopo dello yoga è utilizzare, tenere sì in forma questo corpo, ma utilizzarlo per uno scopo superiore. Arrivare a controllare i sensi, arrivare a controllare la mente. Non essere più schiavi dei desideri materiali. Per desiderio materiale si intende, materiale vuol dire ogni cosa che io faccio per me o per le persone che io considero a me care, o per qualcosa da cui io voglio trarre profitto, che sia a livello grossolano, che sia a livello sottile, poco importa, l'attività è sempre la stessa. Questo significa agire a livello materiale. Si parla molto, no, di spiritualità, di New Age, di questo, di quell'altro, ma non dobbiamo confonderci. Spirituale significa un'azione che trascende le dinamiche della natura materiale. Quello vuol dire spirituale. Non è qualcosa di, come si può dire? Di impalpabile, sì, di astratto. È di astratto. No, c'è una scienza. C'è una scienza, la scienza della realizzazione spirituale. E così come
per imparare qualsiasi arte a livello materiale, qualsiasi cosa, noi abbiamo bisogno di testi e di un insegnante. Allo stesso modo, per la realizzazione spirituale, noi abbiamo bisogno di testi e di insegnanti. Non è qualcosa che si fa da sé, come un autodidatta. Abbiamo bisogno di una guida, abbiamo bisogno dei testi, abbiamo bisogno di essere guidati. Abbiamo bisogno di imparare qual è la disciplina di cui parla Krishna ad Arjuna. Qua Krishna dice ad Arjuna, devi disciplinare la mente, devi disciplinare i sensi, ma per fare questo ci vogliono delle regole. In questo modo noi ci educhiamo a diventare veramente soddisfatti nel sé. C'è una domanda, scusa, inerente proprio a quello che tu stai dicendo. Hare Krishna, c'è una domanda inerente a quello che tu stai dicendo. Sì. Innanzitutto c'è Fabrizio che saluta Hare Krishna a tutti. Hare Fabrizio. Krishna. Hare Krishna, Fabrizio, Hare Krishna. Poi c'è Ciccio che scrive, e cosa succede se io non accetto tale guida e tali testi? È quello che sperimenti ogni giorno, disperazione, angoscia, è normale. Arjuna è inquieto. Com'è? Arjuna è inquieto, è preso dall'angoscia, non sa che cosa fare, non sa proprio cosa fare, non sa se combattere, perché combattere. Quando trova la pace? Quando accetta Krishna come guida. Noi possiamo anche provare ad agire da soli, nessuno ce lo vieta. Il libero arbitrio è inconcepibile, neanche Krishna lo controlla. Il libero arbitrio dell'anima spirituale è qualcosa di inconcepibile. Noi siamo, in questo consiste la libertà, nel senso che possiamo scegliere se servire la natura spirituale o servire la natura materiale, che è comunque un'emanazione di Krishna. Servire la natura spirituale significa servire Krishna direttamente. Servire la natura materiale, che è un'energia divina di Krishna, Krishna la definisce la mia energia divina, significa servire Krishna in maniera indiretta. Questa è la differenza. Comunque, in un modo o nell'altro, non stiamo servendo Krishna. È che semplicemente servendolo in maniera diretta si arriva prima. E se noi non accettiamo un metodo, siamo costretti a sperimentare quello che sperimentiamo ogni giorno, non sappiamo cosa fare. Siamo preda dell'angoscia, della sofferenza, desideri insoddisfatti, relazioni insoddisfatti, perché non ci può essere pace e armonia quando ognuno vuole essere il centro. Non è possibile, quando ci sono due falsi ego vicini c'è guerra. Se non c'è Krishna al centro, non ci può essere armonia in nessuna relazione. Se non c'è Dio al centro, non ci può essere armonia. Si fa quell'esempio molto bello dei cerchi nell'acqua o nel lago. Prabhupada fa quell'esempio così bello, che se si buttano dei sassolini sparsi nel lago, nell'acqua, in quello che è, vedete che si formano diversi cerchi. C'è tanto disordine uno sopra l'altro. Invece, se si gettano i sassolini sempre nello stesso centro, ci sono cerchi diversi, ma con un unico centro, là c'è armonia. E così è nelle relazioni. Se Krishna è al centro, se Dio è al centro, se c'è uno scopo superiore al centro, allora può esserci armonia. Ma appena c'è qualcos'altro al centro, i miei desideri, i tuoi desideri, qualunque desiderio sia, appena io non sono più in grado di soddisfare il tuo desiderio o tu non soddisfi il mio desiderio, la relazione si interrompe. Succede così, questo lo sperimentiamo giornalmente. Relazioni a lavoro, relazioni familiari, relazioni di amicizia, è uno scopo superiore che unisce. Diversamente non c'è unione. Per questo dobbiamo cercare questa unione col Supremo, yoga, unione col Divino. Infatti qua Krishna dice che ha conquistato la mente, quindi chi non agisce più per soddisfare i sensi, chi ha conquistato la mente e ha trovato così la pace. Perché ha trovato la pace? Perché è una persona sobria, è una persona equilibrata, è una persona soddisfatta nel sé.
una persona che non è più schiava della mente e dei sensi, ha già raggiunto l'anima suprema. Per lui gioia e dolore, caldo e freddo, onore e disonore si equivalgono. Non fa distinzione. E perché non fa distinzione? Cosa significa non fare distinzione? Noi non possiamo non fare distinzioni in maniera artificiale. Si può arrivare a non fare distinzioni solo quando vediamo e accettiamo tutto come misericordia divina, qualunque cosa ci arrivi, che sia buona o non buona. Solo a quel livello si può vedere tutto uguale, ossia non essere disturbati dal dolore, non essere disturbati dall'insuccesso, così come non essere disturbati dal successo, dall'onore, dal disonore. Quando accettiamo tutto ciò che arriva come misericordia, come dono divino, come dono di Krishna. E per fare questo dobbiamo essere veramente soddisfatti, veramente felici, veramente in pace con noi stessi, veramente in armonia. E questa armonia non si può trovare con uno sforzo intellettuale o con delle austerità o con una rinuncia artificiale. Non possiamo dire io rinuncio al mondo, rinuncio a pensare, rinuncio ad agire. Non è possibile, perché la mente non si ferma mai. Anche quando si dice, si parla di meditazione, non si può meditare sul vuoto. La mente non è mai vuota, mai. Così come i sensi non si fermano mai. Anche poco prima di lasciare il corpo. Si fa un esempio, Prabhupada fa un esempio di una persona molto anziana che era sul letto di morte, stava proprio per lasciare il corpo, quindi era proprio anziana. E quindi, non mi ricordo, sì, il re diceva, ma a questo livello avrà raggiunto la pace dei sensi, sta per andarsene così anziano. Allora il Brahmana gli ha detto, vieni domani mattina con la tua giovane figlia, è molto bella e molto giovane, e vieni con lei a visitare questa persona anziana. Appena è andato a visitarla, subito si è ripreso, nel senso che subito è stato attratto dalla ragazza, subito i sensi si sono risvegliati, perché questi desideri sono in accordo con quello che dice Krishna nella Bhagavad Gita: oltre a essere ardenti, non hanno mai fine. Per questo è una lotta. Votarsi alla vita spirituale è una lotta contro l'energia materiale, perché i sensi e la mente spingono. A proposito sempre di quello di cui stai parlando, sempre Ciccio, forse sarà Francesco, non lo so, Ciccio, si fa chiamare Ciccio, si firma Ciccio. Hare Krishna, non sono d'accordo. No, dice, io penso, Ciccio, questo è Ciccio che parla, no? Io penso che l'aspirazione alla piena soddisfazione sia il frutto dell'elaborazione di individui frustrati che non accettano il naturale corso della vita e della natura. Semplicemente bisogna armonizzarsi con la natura e accettare. Ci può provare. Uno ci può provare se riesce, deve essere onesto. Cosa significa armonizzarsi? Cosa significa trovare armonia? Il fatto che non riesca a farlo io non significa che non sia vero, che non sia possibile. È come una persona che ha tanta sete e va nel deserto a cercare l'acqua. Nel deserto non troverà l'acqua, se non una goccia d'acqua. Allora arriva alla conclusione, non c'è acqua. Non c'è acqua perché tu la stai cercando nel posto sbagliato. Se noi cerchiamo armonia nella natura materiale,
È come cercare acqua nel deserto, non è possibile. Malattia, nascita, vecchiaia, morte. Queste sono le caratteristiche della natura materiale. Qui tutto nasce, tutto si sviluppa, tutto muore. Le relazioni, il corpo, questa è l'unica certezza di questo mondo materiale. Allora, una persona spiritualmente soddisfatta nel sé, spiritualmente realizzata, quindi veramente soddisfatta, non è disturbata da questi cambiamenti. Chi non ha questa realizzazione, questa conoscenza, non solo è disturbata, è angosciata. È angosciata. Il mondo materiale si fa di tutto per non invecchiare, si fa di tutto per non ammalarsi. Lo vediamo? Sì. Scusami, volevo dire una cosa che sicuramente non è semplice, no? Il mondo materiale, no? Nostro, soprattutto il mondo occidentale. Però è anche vero che mi sono trovato in un tempio in cui le stesse persone, gli stessi devoti che stavano nel tempio, in uno dei tempi in cui sono stato in uno dei viaggi in India, e questa persona qua era forse una storia che ho detto pure una volta a Dari Kirtan, ci sono una persona molto anziana e molto malata, pensavo che aveva pochi giorni di vita, e stava vestito con degli abiti devozionali, stava su una sedia a rotelle, perciò la sua famiglia poteva seguirlo, e completamente molto anziano, stava molto male, senza denti, e stava in una situazione molto, molto, molto critica, e mi guarda, questo parlava hindi telugu, mi chiama e mi dice, stavamo dentro un tempio, stavamo con i mantra sotto, ripetevano i Veda, per me, e questa persona mi fa, nel poco inglese che conosceva, mi mostra un biglietto, era il biglietto del farmacista, e mi dice, mi guarda se il conto è giusto, e ci stava scritto sopra, che ne so, io vado ai farmaci, faccio un esempio, a spine, e io devo fare il conto. Perché lui pensava che era stato fregato. Io dentro di me stavo pensando, questo non lo so se arriva a fine settimana, nel senso stava in una situazione molto precaria. E nonostante questo continuavo a pensare, ma non è il farmacista ma fregato? Allora, anche all'interno di un tempio, anche all'interno di un suo passato che era molto legato a una situazione devozionale, nonostante questo la maglia ti porta fino alla fine, non c'è nessuna intenzione di lasciarti, e perciò non è il mondo nostro, può essere sì, sicuramente forse avremo delle difficoltà, ma anche all'interno del mondo devozionale la maglia è una situazione che si adatta alle varie persone che hanno sviluppato una loro cosa, ma non ha nessuna intenzione di lasciarti. E anche appunto volevo prendere come riferimento non una persona, uno delle persone che tu puoi trovare per strada, ma bensì una persona che ha vissuto. E questa viene vissuto quasi sicuramente, certo, in una situazione, eppure nonostante questo, fino alla fine, capito? Per questa ragione dice, è più difficile che controllare un vento impetuoso, non lo dice a caso, perché noi siamo lì dove è la nostra mente, lì è la nostra coscienza, non ha nulla a che vedere col fatto di vivere in un posto piuttosto che in un altro, ma dipende da quanta serietà, da quanta profondità c'è
nella pratica e nella disciplina, nell'approccio. Quello dipende esclusivamente dal desiderio. Qual è il desiderio? Perché noi, quello che determina la serietà è proprio il nostro desiderio. Se il nostro desiderio è sincero, sincero significa senza altri fini, senza maschere. E che uno sia in un tempio, o che sia a casa sua, o che sia in mezzo alla strada, è lì dov'è la propria mente. È una questione di coscienza. Naturalmente il tempio aiuta, ma quello che è importante è la profondità con cui noi ci impegniamo nella vita spirituale. La serietà. Proprio l'altro giorno stavamo leggendo, due o tre mattine fa, si parlava proprio di serietà nel Bhagavatam. Shukadeva Goswami parlava proprio di serietà nell'ascolto del Bhagavatam, serietà nell'approcciarsi alla vita spirituale. Per questo ho detto subito, la rinuncia non ha nulla a che vedere con qualcosa di esterno. Non basta mettersi un abito o tagliarsi i capelli. Quello che fa la differenza è la coscienza con cui agiamo. Uno può essere anche a casa propria, ma pensare costantemente al tempio, a come poter servire le divinità, a come poter servire i devoti, a come poter, perché stare insieme ai devoti, in accordo con le scritture, quando si parla di associazione tra devoti, anche se il termine in italiano non è proprio corretto, comunque compagnia dei devoti sarebbe, significa impegnarsi nel servire, servirsi l'un l'altro. E nell'Upadeshamrita leggerete, si parla proprio di quali sono gli scambi tra i devoti, quali sono questi scambi d'amore e come questo facilita la nostra vita spirituale nel relazionarci in maniera corretta con i diversi tipi di devoti. Questo ci permette di fare avanzamento nella vita spirituale. Quindi il tempio indubbiamente aiuta, ma quello che è determinante, il fattore determinante, è la nostra serietà, è il nostro desiderio, è la nostra purezza nell'approcciarci agli insegnamenti, alla disciplina. Qui Krishna addirittura parla nella Bhagavad Gita, leggo il verso, nessuno può diventare uno yogi, dice Arjuna, se mangia troppo o non abbastanza, se dorme troppo o dorme poco. Ci vuole disciplina, disciplina in tutto, e seguire questa disciplina in maniera seria, profonda. Non ha nulla a che vedere con qualcosa di esterno. E si vedono chiaramente i sintomi. Quando una persona realmente è pienamente soddisfatta, quando è veramente soddisfatta nel sé, non è disturbata da tutto ciò che avviene esternamente. Allora, innanzitutto ci sono un paio di domande, sì, e poi un saluto da parte di Mauro e un saluto da parte di Massimo. Dunque, a proposito di quello che stavi dicendo, mi ritorna dalla memoria quella circostanza in cui c'era Srila Bhaktisiddhanta, il maestro spirituale di Srila Prabhupada, che aveva organizzato sulle sponde del Radhakunda una serie di lezioni sulla Sri Chopanishad, proprio sulla filosofia di base. Ti ricordi questo? E, allora, molti abitanti, molti che vivevano lì, sulle sponde, a proposito di quello che stava dicendo Stefano, di quello che hai detto tu, no? Molti di coloro i quali vivevano sulle sponde del Radhakunda, Radhakunda è in accordo con la Sri Chopanishad e con i Veda, è in accordo con la Rupa Deshamrita e con i Veda, è il luogo più elevato dell'universo, perché è il laghetto caro a Srimati Radharani, è il laghetto di Srimati Radharani caro a Krishna. Quindi è il luogo più elevato dell'universo, non più elevato di qualunque altro luogo, ok? E quando questi abitanti delle sponde del Radhakunda seppero che questo grande sadhu Srila Bhaktisiddhanta stava organizzando delle lezioni,
si avvicinarono per ascoltare, poi si resero conto che non erano le lezioni che loro si aspettavano, cioè la narrazione dei divertimenti intimi di Krishna con le gopi che danza nella notte, quindi la descrizione e la narrazione di questo, quindi il decimo canto del Bhagavatam, nel rendersi conto che erano dal loro punto di vista semplicemente delle lezioni di filosofia, si allontanarono un po' così, snobbando la situazione. Allora Srila Bhaktisiddhanta, parlando ai suoi discepoli, indicando queste persone, disse loro: loro non vivono sulle sponde del Radhakunda in realtà, ma vivono sulle sponde del Naraka Kunda, cioè sulle sponde dell'inferno. Quindi pensa un po', loro vivevano sulle sponde del Radhakunda, dal punto di vista del puro devoto di Krishna non stanno vivendo lì, stanno vivendo con la loro coscienza, sono già all'inferno. Quindi figuriamoci, insomma, in altri posti. Allora, qui c'è Fabrizio che ti fa una domanda e dice: si può essere pienamente soddisfatti di Krishna senza essere totalmente devoti? O magari a metà? Grazie. Però poi dice lui: io penso che la scelta di una vita spirituale autentica sia la giusta via per sentirsi abbastanza soddisfatti. Ci si sentirà pienamente soddisfatti quando si percepirà nella nostra vita e nelle nostre azioni un po' di Krishna. E poi dice: vivere e parlare con i devoti è senz'altro un modo bello per sentirsi vicino a Krishna. Ma la sua domanda era: si può essere pienamente soddisfatti di Krishna senza essere totalmente devoti, o magari a metà? Allora, ci sono diversi livelli. Poi ce n'è un'altra domanda, da parte di Michela. Ci sono diversi, Fabrizio, questo invece è Fabrizio. Ci sono diversi livelli. Anche nella Bhagavad Gita Krishna dice nel 12° capitolo: qual è la perfezione? Servizio devozionale perfetto. Se non si riesce a fare questo, si può fare qualcos'altro. Si può incominciare con offrire tutto a Krishna, si può incominciare con offrire i propri pensieri a Krishna. Ci sono diversi livelli, però perché noi leggiamo queste scritture e parliamo di queste grandi anime? Perché? Per capire qual è lo scopo dell'esistenza. Per essere pienamente soddisfatti, pienamente felici, dobbiamo essere completamente assorti nel servizio di devozione. Noi non possiamo ingannare, non possiamo dire una cosa per un'altra. La vera felicità, la vera pace, in accordo con quello che Krishna dice ad Arjuna, la si sperimenta quando si è situato in una piattaforma trascendentale, quando si agisce solo per soddisfare Krishna, liberi da ogni desiderio materiale. Questo è il livello di pura devozione. Il nostro livello, ci sono diversi livelli, noi siamo a un livello misto. Il nostro servizio devozionale non è puro, ci sono anche desideri misti, proprio non completamente puri. Quindi Krishna che cosa fa? È così gentile che nonostante ci sia questa non completa purezza, ogni tanto ci dà queste gocce di nettare. E il maestro spirituale ha proprio questa funzione, proprio questo servizio. È lui che offre il nostro servizio ai maestri spirituali e loro offrono il nostro servizio a Sri Krishna, perché in accordo con le scritture, con la nostra con il nostro approccio, noi non possiamo, che mi fermo. Non ti preoccupare, non c'è problema. Noi non possiamo servire Krishna direttamente. Non ti preoccupare, non c'è problema. Piuttosto vedi se è urgente, rispondi. Non possiamo avvicinare Krishna senza purezza. Allora, cosa fa il maestro spirituale? Accetta il nostro servizio, lo pulisce, così come si fa con la farina, si setaccia, e offre il meglio a Krishna.
Perché proprio l'altro giorno stavamo leggendo del Bhagavatam, il nostro cuore è coperto, pensate, Prabhupada usa questi termini. Noi abbiamo il cuore coperto da un ammasso di immondizia. Cioè questa immondizia è rappresentata dai desideri materiali, dagli anartha, dall'invidia, dalla lussuria, dalla cupidigia, dall'avidità, dall'orgoglio. Tutto questo è quello che ricopre il nostro cuore. Il maestro spirituale è così gentile, così misericordioso, che accetta il nostro servizio. Prabhupada accetta il nostro servizio pur vedendo chiaramente a che livello siamo, per compassione. Però noi dobbiamo essere onesti e coscienti, sapere qual è lo scopo. Lo scopo è elevarci. Per essere veramente e pienamente soddisfatti, veramente e pienamente felici, veramente e pienamente in pace, bisogna essere completamente assorti nel servizio di devozione. Questo è lo scopo. A livello misto, anche il risultato è misto. Dobbiamo elevarci, per questo c'è una disciplina, come diceva Fabrizio nella risposta, mi sembra che diceva, parlava anche che stando insieme ai devoti, parlando è più facile, sì, è indispensabile. Prima c'è la fede, Shraddha, si parte dalla fede, dalla fiducia, dopo Shraddha c'è Sadhu Sangha. Sadhu Sangha significa compagnia con i sadhu. Sadhu significa le persone spiritualmente impegnate. Quindi fede, compagnia con i devoti e poi c'è servizio di devozione. Servizio devozionale è il risultato della fede e della compagnia con i devoti. E per questo è indispensabile cercare la compagnia di persone che ci permettano di elevare la nostra coscienza. No? Ci sono anche i detti popolari, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, no? Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Perché? Perché la nostra caratteristica di energia marginale, tatasta, giusto tatasta, noi siamo come delle spugne, cioè assorbiamo, prendiamo le qualità delle persone, delle situazioni con cui ci associamo. Quindi se serviamo l'energia superiore, ci eleviamo, se serviamo l'energia inferiore ci degradiamo, così come abbiamo letto prima. Per questo la compagnia è come si sta in compagnia con i devoti. Cosa significa la compagnia dei devoti? Non è una pacca sulla spalla, una risata, no, no, significa servire, essere impegnati nel servizio di devozione. Invito Fabrizio a leggere anche l'Upadeshamrita, in cui si parla dei 6 scambi d'amore tra i devoti e di come c'è una modalità con cui associarsi con i vari tipi di devoti. Non so se risponde alla domanda. Hare Krishna, c'è Mauro che interviene, poi passiamo alla domanda di Michela quando sarà esaurito l'argomento. Mauro che dice, e qual è il livello degli amici intimi dei devoti? Qual è il livello degli amici intimi? Non ho capito. Tu stai parlando di livelli, di vari livelli, no? Sì. Vari livelli. Ah, allora, degli amici intimi dei devoti? Devoti. Ah, ok. Ma dice, dove sono situati allora gli amici? Ah, ok. In accordo con quello che spiega Prabhupada, anche fare solo un apprezzamento al tempio, anche apprezzare i devoti, apprezzare il servizio, ci permette di fare avanzamento spirituale. Preoccuparci di come poter agevolare il servizio dei devoti, pensare a come poterli aiutare nell'impegnarsi sempre di più nel servizio di devozione. Pensare a quali esigenze hanno, questo ci permette di fare avanzamento spirituale. Perché? Perché Krishna dice nella Bhagavad Gita che le persone che mi servono con amore e devozione sono le persone a me più care. E colui che diffonde la mia conoscenza è tra i più cari.
Quindi è come noi, che non abbiamo particolari qualifiche, però stando vicino ai puri devoti, servendoci la Prabhupada, i suoi puri rappresentanti, anche se noi non siamo a questo livello di purezza, Krishna, poiché ha un occhio di riguardo per Srila Prabhupada e i suoi rappresentanti, allora vede anche noi, anche se noi non abbiamo queste qualifiche. Una volta un mio confratello ha fatto un esempio molto bello. C'era un grande evento, c'era un grande evento ed era stato invitato il mio maestro spirituale, una delle nostre guide, e altri devoti, sapete, importanti, segno. Lui non era stato invitato. Però cosa succede? Lui voleva comunque andare per stare vicino a Radhanath Maharaj e quindi è andato lo stesso. Quindi alla porta d'ingresso, la persona che era addetta a controllare gli inviti, nel vedere la Radhanath Maharaj, naturalmente l'ha fatta entrare, era l'ospite, e gli ha detto: tu non sei invitato. Gli ha detto al mio compratello: tu cosa c'entri qui, non sei invitato? Gli ha detto: ma io sto con lui. Gli ha detto: ma allora, gli ha detto, ok, se sei con lui allora puoi entrare. Ora, noi non abbiamo le qualità e le caratteristiche per entrare in una dimensione spirituale, ma perché siamo vicini in un certo modo, anche in maniera goffa, abbastanza ridicola, ci impegniamo nel servire Srila Prabhupada, seppure i rappresentanti, allora possiamo entrare lo stesso, Krishna ci fa entrare così. Se noi siamo vicini ai devoti, siamo amici intimi di devoti, Krishna ha uno sguardo speciale e questo ci permette di fare avanzamento. Questa era una domanda di Mauro. Che saluto. Hare Krishna, Mauro. Allora, tornando un po' indietro, Michela chiede: Hare Krishna, visto che non è una rinuncia artificiale, si aspetta che avvenga in modo fisiologico cantando Hare Krishna? Grazie. Sì, no, tutto parte dal canto del mantra Hare Krishna. Mauro ringrazia, grazie Hare Krishna. Grazie a te. Tutto parte dal canto del mantra Hare Krishna. L'avanzamento spirituale dipende di un aspirante devoto o devota, dipende in gran parte, quasi esclusivamente, come percentuale, visto che noi siamo abituati a pensare in termini di numeri, 90% dal canto dei santi nomi. Tutto sta lì. Il segreto nella vita di un aspirante devoto o devota è il canto del mantra di Krishna. Perché? Perché questo è il metodo che ha dato il Signore Chaitanya per quest'epoca. Un canto senza offese. Ci sono delle offese senza offese. Ci sono delle offese da evitare durante il canto. Proprio perché il canto è una persona. Io faccio offese a una persona. Il canto è Krishna. Nella forma sonora. Quindi, sì. È Krishna. È Krishna nella forma sonora. Il mantra di Krishna è il nostro appuntamento con Krishna. In quel momento noi ci stiamo incontrando con Krishna, stiamo chiedendo a Krishna: Krishna, impegnami al tuo servizio, fa che io possa esserti utile, è l'appuntamento più importante. Quando noi abbiamo un appuntamento importante a una persona che ci è particolarmente cara, che per noi è così importante, vitale questo appuntamento, perché può rappresentare una svolta nella nostra vita, ci prepariamo da giorni prima. Meditiamo su questo. Così il mantra di Krishna è l'appuntamento più importante per un aspirante devoto o devota, perché è il mantra di Krishna che ci permette di pulire il cuore e la mente da tutte le impurità, nient'altro. Tutto il resto fa da cornice al mantra di Krishna. E per fare questo bisogna essere in compagnia di chi è impegnato nel canto del mantra di Krishna. Per questo dobbiamo essere attenti durante il canto, dobbiamo essere pronti. E quello che permette di arrivare preparati al canto dei santi nomi è
non fare offese, non criticare, perché se noi critichiamo e offendiamo qualcuno tutto il giorno, quella coscienza non ci permetterà di fare un buon japa, non ci permetterà di cantare i santi nomi, Krishna non ci ascolta. Dobbiamo prepararci a fare, non criticare, non offendere, seguire i quattro principi regolatori. Se noi siamo seriamente intenzionati ad avanzare nella vita spirituale e a liberarci da queste cattive abitudini, dobbiamo fare un salto di qualità e impegnarci seriamente. La vita spirituale richiede serietà. Il canto della mantra di Krishna è fondamentale, perché è l'unico metodo per quest'epoca che ci permette di liberarci da queste cattive tendenze, da questi anartha. È fondamentale il canto. Se noi siamo attenti durante il canto, questa stessa attenzione sarà poi visibile nelle relazioni con gli altri. Saremo attenti nel nostro servizio di devozione. Se siamo distratti, se siamo superficiali quando cantiamo il mantra di Krishna, se cantiamo e facciamo altro o pensiamo ad altro, quella stessa superficialità noi l'avremo nelle relazioni, l'avremo nel servizio di devozione. È come Elisabetta, se tu mi chiami al telefono, io sono in cucina, che sto cucinando, e quindi la mia attenzione è su quello che sto cucinando, però lo stesso voglio parlare anche con te. E tu senti che io non sono presente, perché la mia attenzione è spostata sul riso, per esempio. E tu mi dici, tu Nancy, magari ci sentiamo in un altro momento, quando sei più presente. Se noi cantiamo i santi nomi e facciamo altro, pensiamo ad altro, ci sentiamo dopo. Un dopo che può essere molto lungo, quindi dobbiamo prepararci. E questa è una meditazione che parte da tutto il giorno. Noi la sera dobbiamo andare a letto pensando, Krishna, ti prego, fa che domani possa cantare bene i tuoi santi nomi. Ogni giorno dobbiamo meditare su come cantare i santi nomi. Tutto dipende dal canto, lì è il segreto. Dimmi. No, ha detto non più. No, è Stefano. Ah, ok. Hare Krishna. Correggetemi se sbaglio. Srila Prabhupada dice che Krishna è un amico per tutti, no? Però per i suoi devoti è un amico speciale, giusto? E quindi dice anche che basta un secondo per arrivare a Krishna. Quindi io credo, mi rilascio un po' alla domanda di Fabrizio, che a volte uno, parlo anche per me chiaramente, non decide di fare questo salto proprio perché è attaccato a questo mondo materiale, a questa vita materiale. Quindi, secondo me, io credo, quello no, che dicevi proprio prima, è proprio la compagnia dei devoti, il servizio devozionale, frequentare il tempio, tutto questo ci eleva spiritualmente e ci fa avanzare prima, credo. Sì, è indispensabile. Per questo il tempio si chiama Mandir. Mandir significa man, da manas, mente, dira, sobria, tranquilla. Questo è il significato del tempio. E la mente è sobria e tranquilla quando è impegnata nel servizio di devozione, come abbiamo letto fino adesso. Se la mente non è impegnata in questo, quello che si sperimenta è agitazione, angoscia, paura, tante cose. E quindi sì, il tempio aiuta molto. Ma quello che aiuta di più è come si pratica, è la qualità del nostro approccio. Quando se comprendiamo l'urgenza, quanto è importante impegnarci in questo cammino spirituale, allora siamo più determinati. Poi concludo, leggo un'altra cosa e poi concludiamo. Grazie. Ah. Grazie. Mauro? Mauro che dice? Paola dice
che le è capitato di cantarlo e sprofondare in un sonno profondo, perché le è sembrato poco carino, però le è successo. Eh sì. Hare Krishna Mauro, Hare Krishna Paola, arrivo. Sì, in effetti è poco carino, ha ragione Paola. Sono i condizionamenti. I condizionamenti. Ci sono alcuni mantra che ci fanno svegliare, altri mantra che ci fanno addormentare in accordo con il nostro livello di coscienza. Basta cantare Prasada Sevaya, si svegliano tutti immediatamente. Immediatamente, appena si canta qualcos'altro, poiché il tamaguna, noi siamo così coperti dall'ignoranza e purtroppo prende sopravvento, però non c'è problema, l'importante è continuare a cantare. Hai ragione, sì, non è carino, e se comprendi che non è carino ti sforzerai per non farlo. Ricordo una volta eravamo in un tempio e c'era una devota che stava raccontando di una situazione molto personale con suo marito. Era una storia molto divertente. Allora eravamo al tavolo e eravamo tutti attentissimi a questa storia, ma una cosa speciale, attentissimi. È arrivata una devota esperta, una devota anziana, nel senso devota da tanti anni. Ha detto, però come siete attente, questa dovrebbe essere l'attenzione che dovreste avere durante la lezione del mattino, per esempio, perché noi abbiamo tanta, purtroppo siamo così coperti, per questo Prabhupada diceva, un enorme ammasso di immondizia. Non è che quando Prabhupada traduce o scrive o commenta, non è che usa le parole così tanto per... È spiegato che questi libri sono estasi trascendentali, cioè sono dettati dal Signore Supremo stesso. Quindi non a caso Prabhupada ha parlato di un enorme ammasso di immondizia. Cioè, non solo l'immondizia già di per sé sgradevole, un enorme ammasso che ricopre il nostro cuore. Quindi è normale che quando... Noi dovremmo essere impegnati in attività spirituali, purtroppo i guna inferiori prendono il sopravvento. Allora immediatamente cosa si fa? Si cammina subito. Se durante il canto mi viene un po' di sonnolenza, subito in piedi si cammina, ci si sveglia, perché il canto è fondamentale. Grazie Paola, è molto onesta, molto sincera, perché uno solitamente, questa è proprio una qualità speciale, veramente, perché uno solitamente si vergognerebbe, no? Non proprio metterebbe così, invece veramente è una bellissima qualità. Grazie, perché tutti l'hanno sperimentato, prima o poi non sei l'unica, quindi non ti preoccupare. Sì. No, Hare Krishna e Rama, sì. Krishna è la suprema personalità di Dio. Rama è la fonte di piacere, di felicità. E Hare è il nome di Radharani al vocativo, o energia d'amore, energia divina. Krishna è la fonte di tutto. Quindi noi dobbiamo prestare la stessa attenzione a tutto il mantra. Sì. Sì. Ma mantra si dice proprio Golokera Premadana Arinama Sankirtana, che significa che questo mantra viene dal mondo spirituale. Non sono parole ordinarie. Per questo si chiama Ma mantra. Ma significa grande, che raccoglie tutti gli mantra. È un suono che viene direttamente dal mondo spirituale, è trascendentale, perché è Krishna. Ah, ciao! Eh sì, un nome. Hare Krishna. Cos'è? Perché c'è... No, siamo in diretta, c'è Paola che deve fare la domanda.
Hare Krishna, volevo chiedere una cosa. Se, parlando sempre della mente, sì, che è quella che ci disturba, se, se potevi spiegarci bene la differenza tra mente e intelligenza, perché Krishna a un certo punto nella Bhagavad Gita, non mi ricordo bene dove, ho trovato che dice... L'intelligenza è superiore. L'intelligenza ci aiuta alla, al cammino spirituale, sì, nella progressione. Ecco, quindi se questa cosa, sì, ce la puoi spiegare bene. Sì, sì. Allora, leggiamo insieme un verso. Allora, che cosa si, cosa, qual è la funzione della mente? Ok. Krishna ci insegna che contemplando gli oggetti dei sensi nasce dall'attaccamento, dall'attaccamento nasce la cupidigia e dalla cupidigia la collera. Poi, chi frena i sensi tenendoli sotto controllo e assorbe la coscienza in me dà certamente prova di un'intelligenza ferma, risoluta. Cosa succede? Chi frena i sensi tenendoli sotto controllo, quindi controllandoli, non li reprime, ma li tiene sotto controllo, e assorbe la coscienza in me, dà certamente prova di un'intelligenza ferma. Sì. Sì. La mente funziona così. Allora, i sensi vogliono, incominciano a contemplare qualcosa. L'occhio vuole vedere le forme, si vuole gustare qualcosa. La mente immagazzina questo desiderio, quindi come si elabora, perché spinta dai sensi, e l'intelligenza si muove per fare in modo di ottenere quello che i sensi e poi la mente hanno desiderato. Quindi io con i sensi contemplo l'oggetto dei sensi, l'oggetto, la situazione, la persona, qualunque cosa. La mente quindi incomincia a desiderare, è come un'officina dove lavora, la mente incomincia a lavorare, l'intelligenza materiale, non si parla di intelligenza spirituale, l'intelligenza materiale agisce per soddisfare questi desideri. Quindi il problema fondamentale è tutto, organizza in modo pratico per ottenere, per soddisfare, sì, sì, il desiderio. L'intelligenza si muove, ok. Io ho desiderato quello, la mente ci ha pensato, ripensato, ok, come posso fare per ottenere quello che voglio? In questa fase incomincia, l'intelligenza incomincia a muoversi. Per questo bisogna partire dai sensi, da controllare i sensi, perché sono loro, qua Krishna dice... Con l'intelligenza ferma e spirituale. E questa intelligenza spirituale, Krishna stesso ci dice nella Bhagavad Gita, a colui che mi serve con amore e devozione, quindi con amore e devozione, io do l'intelligenza per tornare a me, l'intelligenza spirituale, cioè per tornare a me. Cosa significa? Quando Krishna parla di tornare a me, significa che tornare alla mia coscienza, tornare alla coscienza di Krishna. È lui che ci dà questa intelligenza spirituale. Quando vede da parte nostra un desiderio onesto di servirlo, un desiderio sincero, quando lo serviamo con amore e devozione, quella è l'intelligenza spirituale, quella che Krishna ci dà quando ci vede soddisfatti. L'intelligenza materiale è quella che proprio si muove, incomincia a entrare in azione quando pensa proprio come posso ottenere quel risultato. Come questo Krishna dice, si dice che lo yogi è fisso nello yoga quando è riuscito con questa pratica a disciplinare le attività della mente. Parla proprio di disciplinare le attività della mente. Disciplinare le attività della mente significa proprio che queste attività devono essere tese alla realizzazione spirituale. Io cosa devo fare? Devo pensare e meditare come posso servire meglio, come posso essere utile al movimento di Srila Prabhupada, come posso utilizzare al meglio questo corpo, questa mente. Questo significa disciplinare la mente.
non agire più sotto il suo controllo. Quindi l'intelligenza viene purificata se noi coltiviamo questi desideri di come servire meglio. Questo significa disciplinare le attività della mente. E in questo ok? Allora, si dice che lo yoga è fisso nello yoga quando è riuscito con questa pratica a disciplinare le attività della mente e a raggiungere un livello trascendentale dove si è liberi dai desideri materiali. Qui si parla di disciplina. L'intelligenza, se noi ci impegniamo nel servire Krishna, l'intelligenza spirituale, se non ci impegniamo in quello, l'intelligenza segue i desideri dei sensi e poi della mente, si mette subito in azione. Incomincia a pianificare, voglio questo desiderio, io ho visto questa persona, la contemplo, come posso, questa persona mi piace, come posso conoscerla, come posso goderne, come posso fare questo, come posso fare quello, ok? L'intelligenza pianifica, puoi avvicinarti, puoi dire così, puoi dire così, l'intelligenza incomincia a muoversi, pianifica, fai i piani, questa è intelligenza materiale. Non so, risponde, va bene. Infatti nel secondo canto del Bhagavatam Prabhupada dice: per poter realizzare che proprio di fatto che nel cuore, qui in questo corpo, siamo in due e che l'altro è superiore a noi, basta analizzare che cos'è l'intelligenza. L'intelligenza è una fonte di informazione superiore che interroghiamo per concretizzare le nostre aspettative, i nostri desideri, per concretizzare i nostri progetti. Noi come posso fare questo? Come posso ottenere questo? Dopo la contemplazione. Ed è una fonte di informazione superiore a noi, altrimenti non la interrogheremmo. Certo. Come faccio a ottenere questo? Come faccio ad andare lì, per esempio? L'intelligenza entra in gioco, si mette in moto. È superiore a lei, c'è l'anima. Allora, c'è Hare Krishna, Davide, che chiede: posso avere accesso al tempio anche non essendo devoto al 100%? Certo. Allora, questa è la domanda. C'è Mauro che chiede, che dice: Davide, Hare Krishna, io e Paola ci andiamo spesso, abbiamo messo le tende, come dice Paola, e non siamo devoti, non abbiamo questa qualità. Nessuno di noi si sente devoto al 100%. Tutti noi che siamo qui ci sentiamo miracolati, noi siamo un miracolo costante, il fatto di poter cantare Hare Krishna. Prabhupada spiega che se non fosse per la sua misericordia noi non riusciremmo a cantare Hare Krishna, non riusciremmo a seguire i principi regolatori, non riusciremmo a fare nulla di tutto ciò. Nessuno di noi è puro. Ma poiché siamo stati miracolati dal maestro spirituale, allora abbiamo questa particolare fortuna. E vogliamo condividere questa particolare fortuna con tutti. Tutti quelli che ne hanno desiderio, naturalmente non si può forzare, naturalmente. E quindi il Tempio è aperto a tutti, perché se è stato aperto per noi, che non siamo speciali, è aperto veramente a tutti. Allora, Davide dice, specificando cosa lui vuole dire, dice: io abbraccio in qualche modo il mondo indù, anche se non mi identifico in toto in alcuna dottrina. Allora, noi non siamo indù, la nostra si chiama coscienza di Krishna, ossia scienza della realizzazione spirituale. Non ha nulla a che vedere con designazioni di questo mondo materiale indù. È una religione eterna. Qui si parla di Krishna, Dio, la persona suprema, e della nostra relazione con Lui, che è una relazione di servizio, una relazione di amore. Oltre al fatto che il termine indù è un termine che è stato coniato
veramente dopo, nei Veda, nelle scritture vediche non leggerai mai la parola Hindu, perché è una designazione materiale. Lo scopo dei Veda è quello di comprendere che noi non siamo questo corpo. Quindi il nostro mondo si chiama proprio coscienza di Krishna, coscienza di Dio, coscienza della persona suprema. Ed non è una religione, un credo, non è come altre religioni che possono cambiare da un giorno all'altro. Qui si parla proprio di scienza, della realizzazione spirituale, è diverso. Sì, ok, io ringrazio tutte le persone che hanno seguito da casa, ringrazio particolarmente voi che siete così gentili e pazienti ad ascoltare, invito tutti a leggere la Bhagavad Gita ogni giorno, anche un verso al giorno, e vi volevo anche dire che c'è un libro nuovo, visto che abbiamo parlato di yoga, che si chiama, ecco qua, Il sentiero della perfezione, è stato ritradotto, lo yoga per l'era contemporanea, ed è molto bello perché Il sentiero della perfezione offre una chiara spiegazione della via della Bhakti, una forma di yoga semplice ma completa, adatta per l'era contemporanea. Sono delle bellissime lezioni e conferenze di Srila Prabhupada sullo yoga, proprio su questo argomento di cui si parla qui nella Bhagavad Gita nel sesto canto. È un libro molto molto bello, proprio lo yoga per l'era contemporanea, sesto capitolo, sì, lo yoga per l'era contemporanea. Volevo condividerlo con voi perché è un libro veramente speciale. Vi ringrazio nuovamente tutti, adesso continuiamo, cantiamo un po' e poi ci sarà basta. Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai.